Eccoci. Buonasera. Buonasera Giangiso, buonasera Francesco. Tutto bene? Come va? Come state? Buon salve, buon salve. Buon venerdì. Ok. Questo è a posto, questo pure. No, come... Che ti mangi, Giangigio? Cosa stai per bruciare? Ciao, Pino! Perché guardi senza audio? Hai rotto le cuffie? Piano, cyberspace, piano... Le musiche alte. Come va, ragazzuolo? Tutto bene? Dai che c'è il weekend. Aia. Ok. Peperoni impanati e cosci di pollo in padella. Si scrive cosce. Scusa. Io mi sono accorto oggi che c'è il September. Penso ormai da qualche giorno. Anche sto cazzo. Bene. Ottimo. Fantastico. No, non volevo risentirmi a me. Allora, che è sta cosa? Cos'è sta minchia? Cos'è? Cos'è il programma Plus? Guarda, sono a posto così. Grazie. Può essere Plus, non Plus, come cazzo ti pare? Ottimo. Plus valore. Ora mi son vestito in tema Elder... Ah, perché quel coso lì è di Elder Ring. Elder Ring. Ah, ok. Io non mi... Onestamente sono dovuto andare a vedere il VOD dell'altro giorno. Per capire... Ah, del DLC. Allora non guardo niente, non lo farò mai. Per vedere a che punto era, ma non mi ricordo neanche vedendo il video. Quindi tanto ora entrerò per morire quelle 20 volte per partire. E niente, vediamo come... A parte il fatto che io sono sempre al punto che... Il primo boss opzionale... Qual era? No, ne ho fatti un po' di boss, Ne ho fatti almeno 3. Ho fatto il gatto di pietra. Ho fatto il cavaliere bestia. Ho fatto la bestia nella caverna. Ho fatto il cavaliere del cazzo all'inizio. Sono boss. Avevano la vita grande. Ehi, Giangigio, anche te. Hai saltato una live. Io ne ho fatta di strada. Fermi che non va niente. Allora, non mi ricordo. Mi devo mettere qua su innanzitutto. Bello preciso. Ok. Bandai Namco, va bene. Ciao Dabo! Che bello! Paura di merda. Perché non va? Perché non mi si vede su OBS? Solo 50 ore? Che gioco di merda, ragazzi. Veramente... Ops. Tutti i documenti. Veramente un niente per le mie abilità. Oggi ne facciamo 10. Allora, noi eravamo questo obbrobrio. Oh, là c'è un cavallo. Oppla, si salta così. Poi si faceva così il cavallo. Va bene, così si schivava. Poi posso fare così. Pipipipu. È un'ascia grande. Questa è per partire a bomba. L'ultima cosa che mi ricordo è che qui c'era un com'è, il falò? Runa? Di sto cazzo. E l'avevamo trovata. Qua c'è un secret, se li uccidi tutti. Oh madonna, che vuol dire un secret? Fermati! No, Dabo, non lo finirò. Non lo finirò, punto. Non è che lo finirò in 50, non lo finirò.
Quindi anche usiamo il nostro cavallo, che non è un cavallo mai a volerlo. Oh, piano, vai su. Oh, oh, oh. Ok. Oh, pezzo di merda. Può fare quanto costa il tuo outfit? No, perché ho rubato tutto. Quindi non penso. No, no, ma che 100%? Io voglio farlo. Allora, io... Bella, ragazzi, ma che è successo qua? No. Sotto dove? Lì? Uy! Ma chi è? Ma perché? Ma io sono anche fuori casa tua, imbecille! Cretino! Sei un cretino! Senti, aia! Scusa, sono ca... Aia! Allora? Mi t'ho anche rotto i coglioni! Minchia, m'ha ucciso! Ah, devo resistere un attimo. Calmatevi tutti, imbecilli! Fermi, fermi qui. Un attimo solo, eh? E mi devo curare un secondino. Oh! Allora, chi è che c'era... Pezzo di cazzo che non sei altro. Vieni qui, cretino. Imbecille. Affanculo. Ok, sarà difficile oggi. Testa di cazzo. No, nevo con nessuno, io sono forte. Ti ammazzo il cavallo, imbecille. Vieni qui, scemo. Ui, come salti forte. Ma vuoi morire, cavallo di merda? Oh, non mi avrai mai. Ma urla tua sorella, cretino. Vedi? Morti tutti. Disarcionatore ho preso. Il disarcionatore. Non ho gli attributi. Ma neanche a due mani? Vabbè, niente. Era così, sì. Sotto cosa vuol dire? Questi? Opla. 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 Aspetta un attimo che c'è lo stronzo lì. Cosa vuoi, cretino? Chi è? Ho spaccato il culo, eh? Fatti i culi a strisce. Ok. Ora che ho fatto questo super... devo aumentare la destrezza. Lo so, lo so. Ma quello chi è? Ma chi è sta roba qui? Ma cos'è? Ho sciotto? Faccio un attacco dall'alto così? Opla! No, mi sa che non l'ho sciolto però. Beh, beh, se... Ma si ammatti! È un orsone! Aia! Aia! È duro, eh? Ma brutto! Cretino, aia! Ah, mi sciotta, grazie Dabbo. Sempre preciso te nelle spiegazioni. Oh, balla bella. È duro però, ragazzi, sto orso. Mamma mia, curati, imbecille. Questo lo spacco. Riapisco un po' le sue mosse e lo spacco in due. Me l'aspettavo. Mi darà sicuramente una cosa bella quando lo ucciderò. Vabbè, andiamo avanti adesso. Non ha senso ucciderlo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Fa niente. Era per un po' di riscaldamento. E prima sono entrato adesso. Ci vuole un po' di riscaldamento. Ecco qua. Allora. Prendiamo sul nostro sepolcride, no, il nostro Pippolo, Pistol, qui. Come si chiama il cavallo di merda? Torre, oh, mi sono perso. Ok, dove devo andare adesso? Qua.
Seguiamo la strada, no? Cretino. Aia, sei debole. Ma sicuramente mi darà qualcosa di interessante. Ma Dabba ha paura che io finisca il gioco prima di lui. E quindi mi vuole far perdere del tempo. Per quello. Qua c'è della gente però. C'è la cosa di prima. Possiamo farle... Oh! Stai zitto, non chiamare i tuoi amici. Hai chiamati. Che rumori. Prima facciamo questo accampamento. Poi dopo... Poi dopo andiamo avanti. Questo forse l'avevo anche già fatto, però... Per non saperne leggere né scrivere, si può andare. Oh, che figura. Che materiali ci sono qua? Farfalla ardente. Buonasera. Chi è che mi spara? È lo stronzo. Oh. Salterello. Oh, non è morto, eh? Ah, sono delle aquile. Aia. Ah, in fondo. Ma madonna. Scusi. Che bello che saltano anche i nemici in questo Souls Likes. Saltano pure i nemici. Ui. Allora. È finito di rompere i coglioni o no? Qui c'è un super oggetto. Questo è un... Guarda, non me l'aspettavo di vederlo, però... Astoria, buonasera! Tutto bene? Come stai? Chi è? Ma chiama tua sorella. Non sei stanco di Soul Raider? Cos'è Soul Raider, un gioco? Aspetta, ma ti stavo per fregare alla brutta, eh? Via, imbecille. Bestia, bestia, non vuoi mica morire, eh? Stai fermo. Ah, sudare, scusa. Oh, bestia. Runa aurea. Posso fare il backstab al cavallo? Si può? È fattibile? O no? No. Non posso fare il backstab al cavallo. Ci ho sperato. Però. Però io ho spaccato la testa. Armatura di Kaiden. Ma chi è Kaiden? Minchia. Guarda se ci dà, oh. Kaiden sono un bell'omone adesso, eh. Sono un bel cacciatore di mostri. Vabbè, a parte questo inutile accampamento fatto, io tornerei di nuovo giù. Mi faccio un pisolino nel... è vero, sono un PG di Ant. Forse sono più un PG... Non lo so, Don Gigio, in verità non me ne frega niente. Io voglio solo picchiare, quindi uno che picchia, e voglio fare i boss. Non mi interessa niente delle build, di sto cazzo. Ho visto, infatti vedevo un anno. Ho detto, che strano, mi ha messo gli anni in Ant. Non so cosa cambia, onestamente. Ho un livello destrezza, l'unico che devo mettere. Voglio fare... Guarda come sono informato. Voglio fare quality. Fanculo. C'ho anche un'afta. Ho un'afta nella bocchia. Che pezzi di merda. Forse ne ho due. Una grande e una piccola. Ho un male fenomenale. Anale. Cioè non è anale, però è un aggettivo che mi piaceva usare. Audio shooting. Minchia, davvero? Ah... Qui mi sa che ho fatto la battaglia col signore, vero? Con il cavaliere bestia. Giusto? Sì, il limiere alacre. Non è vero. O forse sì.
Sì, l'ho fatto, vedi? Ah. Nafta. Comunque vi dirò che in sti giorni ho una voglia di giocare ad Isaac. Anche oggi ho giocato bene. Oggi ho giocato ad Isaac nel save, cioè al 1000%, perché volevo giocare ad Isaac. Ci farei, avessi il tempo, ci farei penso le 12 ore. Diventerei uno streamer barra, perché su TikTok va Isaac. Se avessi 1000 follower su TikTok, numero che non raggiungerò mai, a meno che non arrivo a fare un TikTok idiota scusate, un TikTok idiota virale, beh, c'era bisogno. Farei le live in contemporanea. Aia. Ma sai che non lo so, Dabbo. Io la vorrei fare a 12 ore, onestamente. Però non lo so. Stai calmo un attimo, dai. Avete... ma certo. Eccola qua. Come si muta qui tutto? Metti in pausa. Stai ferma anche te. Mi picchiano, mi picchiano. Ha parcheggiato in culo. Brava. Ha fatto male? Ha fatto male? Bene. Benissimo. Ciao. Vai a mangiare? Sì. Vai a fare una mangiata, vai a mangiare, c'è il couscous, eh? Te l'ho preparato io. Quello mi serve per domani. E vabbè. Ti salutano tutti qua, Giovanna, Vera. Ciao! Madonna, sono unta. Sì, sì, sempre, non solo oggi. Cosa c'è? Quindi cosa mangi? Ma sei già, ti hanno pisciato addosso. Le scatole di Eurospin. Ah, pensavo sono lebbra. Sono le scatole di Eurospin. Sa come ciao real? Vuol dire real? Ma buonasera è tipo rumeno? Buonasera? Buonasera, rumeno è buonasera. Più o meno è uguale. Più o meno è la stessa cosa. Ciao, ciao Pino. Ciao Giangito. Real è vero. Real è vero in inglese. Ma Pino, hai veramente un cazzo duro. E finiscila, fammelo dire a Pino. Che Pino posso. Ma io lo so che quella volta quando eravamo in albergo tu la sera andavi da me. Ma per piacere. Ah, stai ferma che devo picchiare. Vai a mangiare. Guarda... che mi sei di intralcio, dimmi. Ma non vedi che sono qua, dimmi che c'è. Devo fare la lavatrice. No, la fai dopo. No, mi serve adesso. La fai mai. Vabbè, spegni il condizionatore. Ma accendi nient'altro, eh. Mi fai saltare tutto qua. Adesso io devo fare i 7 kW per colpa sua. Spara la faccia così. Posto. Easy. Infatti non c'ero neanche arrivato qua. Arrivo sempre. Ecco, per fortuna. Vaffanculo. Aia, cretino. Per fortuna. Fai l'upgrade dei che? A dei kilowatt. No, perché costa i soldi. Sarebbe utile, perché potremmo accendere tutto insieme. È solo che non so quanto costa e non ne ho voglia. Poi se qualcuno sapesse... chiave della spada di pietra. Ragazzi, ho una chiave. Dove la uso? Adesso posso raccogliere le falene, no. Andiamo torrente. Andiamo fiume. Oh. Nuova zona. Penisola del pianto. Qua c'è. Ah, vedi, vedi? Che ho visto. In alcuni cavi devi vedere anche se l'impianto adatto lo devi rifare. No, ma dovrebbe essere tutto abbastanza nuovo qua. Insomma, è più l'attivazione e puoi pagare quello che paghi in più. Quanto ho preso di anni i rune? Non lo so. 2007 non mi conta un cazzo. Ah, vediamo qua a destra cosa c'è. Vedi, qui uno ha già tentato di fare il saltone della fede, ma io non ce la farò mai. E invece posso buggarlo dal di qui? Qua c'è il mondo, ragazzi. Come faccio? Faccio come fanno i pro player, salto tutto. No, no, dai, poi dopo come fai? Poi mi perdo le cose, perdo i boss.
Sali su. Cavallo che non sei un cavallo. Ecco qua. Andiamo. Andiamo di qua. Ma cosa c'era? Ma niente. Sì, qua se sei un fenomeno ce la fai. Sicuramente. Chi è la signora? Salve. Lei è? Oh, non vede. Irina. I servi sono ribellati. Ha una vista debole. E beh, con, però con lo straccio in mezzo alla faccia non ce l'hai più. Ah, no. Mi sa che tuo padre... che devo fare? A mio padre, al castello. Va bene, ti consegno la lettera, dai. Lettera di Irina. Ma... vabbè, se è morto... Se è morto, è morto. Oh, ci rincontriamo, vecchio mio, eh? Vuoi per caso che ti faccia ancora il culo? O no? Questo è un cagnaccio. Questo è un cane. C'era anche nei Dark Souls questo, eh? L'ho visto, me lo ricordo. Imbecille. Questo sono quelli di merda. Quelli della cippa. Piano piano. Non ti alzare, eh? Venite in qua. Ma perché il comando me lo vede come l'emoticon? Affangul, cretino. Olè. Ma che fanno? La picchiano. Ascolta, posso farti un backstab nel culo? Tu sei tutto stanco, purino, vero? Eh? Oh, però ok. Faglielo forte. Che figura di merda. L'ho distrutto, bro. Nel culo, nel culo, nell'ano. Porca miseria, che botta. Non c'è bisogno. Ah, ok. Dopo adesso lo uccido questo, poi lo riscrivo. Ok, è mezz'ora che temeno. Non hai capito che stai per morire? Aia. Ecco qua. Siamo a posto? Mi dai un po' di rune? No? Allora, fermi, siamo in pausa un secondo. Siamo così un secondo. Andiamo un attimo su Mubot. Senza metterle maiuscole. Perché il sub tema, ma che senso ha? Ma poi è bruttissima questa emote. Ma perché? Facciamo così. Fatta. Ora dovremmo essere a posto. Eccoci qua. Mi volevi fregare, Pino, Ti ho fregato io. Subito l'ho fatto. Allora, qui cosa c'è? Ma c'è una cassa già aperta. Stella del mattino. Meno attacco fisico. Non fa un cazzo, via. Teniamo questa. E baffanculo. Oi, ma tu dove sei nato? Ah, fa sanguinamento? Quindi mi conviene provarla, dite? Proviamola, dai. Cretino. Aia. È più veloce, in effetti. Io sono più veloce a morire, però. State lontani un secondo, dai. Aia, cretini. Cani maledetti. No, no. No.
Mi tengo l'accetta. Va bene uguale. No, lo scudino non mi piace. Io voglio fare un uomo... Voglio fare un uomo che schiva e ha un'arma grande nelle mani. Come... Come un grosso pene, ma senza avere un grosso pene. Quindi, così. Ok, torniamo. No, ma c'è ancora il cosone stronzo lì adesso, vabbè. Adesso io qua li schivo tutti, tanto. Me ne frega anche altamente il cazzo. Arrivederci. Questi chi sono invece? Adesso forse ho tutti i cani. Ehi, ehi, stai lontano, cretino. Guardate qua c'era un qualcosa. Runa aurea. Questo se riesco gli faccio. Questo stanno affettando tutti. Ma stanno anche le ali. Ecco, forse ora non le ha più le ali, vero? Ma volano. Buone queste. Qua c'è il cavallo che devo rompere. No, posso anche farlo già così. Qua posso romperlo. Qua devo fare lo stronzo. Ehi, muori. Bravo. Colpo poderoso. Stigazzus. Ok. Ah, qua c'è un c'è una catta. Qua c'è il mercante, va bene. Ma grazie, bravo Giandigio, vedo che sei diga. Che schifo. Sei, vedo che sei informato. Ho 4000, no. Ma io quindi posso usare le rune? Le rune auree? Le uso tutte. Mi faccio i livelli. Vero? Mettiamo la destrezza. Ok. Potrei anche usarne altre. Ma i termos mimmoni. Eccoli per qua. Me. Buonasera. Grazie mille. Ciao termosifonzi. Buonasera, buonasera. Ciao a tutti, benvenuti. Oh, mi sono arrivato di fare una cosa io però. Grazie mille. Ciao Karim, buonasera. Come va, tutto bene? Allora, aspetta che devo fare una roba, eh. Devo... Ogni volta mi dimentico che io sono in blind run. Bene, bene, tutto a posto, dai. Quindi devo scrivere blind run... Così, metti che arriva uno che mi insulta, io ho la scusa. Ho il culo parato. Ecco qui. Posso ciucciare altre rune? Tipo questo. Dove hai? Questa. Questo qui. Non mi ha dato niente, pensavo un po' di più. Ciao Corvo, buonasera. Grazie mille Termosifaunis per il raidone. Allora, fammi vedere qui. Cosa devi, mi devi dare? Niente. La mia spada. Spada bastarda. Ma è buona la spada bastarda? Che non si vede? Perché sono io in mezzo alle palle? Meglio lasciami, Qui mi si biforca la via. Mi si triforca. Mi si quadriforca. 1, 2, 3 e 4. Qui sicuramente c'è un niente. C'è un parkour da fare. Non è vero. Però vediamo di qua cosa c'è. Sono ancora i cagnacci lì che bevono.
Oppla. Allora c'è un altro... Un'altra grazia. Mi fa veramente ridere chiamarle grazie. A parte che non ho capito l'utilità, visto che ce n'è una a 10 secondi di camminata, però... Usiamola. Allora, qui un cazzo. Andiamo qua di sotto. Ale, buonasera! Quelli sono dei... dei signori. Ehi, ehi. Beh, beh, non c'è bisogno. Cioè, dai, questo però è mio. State tranquilli un attimo, che non c'è bisogno di fare i marivoli, eh. State buoni. Ehi, guarda come mi inseguono. Come sono cattivi. Guardali, guardali. Guardali. Arrabbiati. Guardati te. Brutto. Ok. Sembrano un po' i... quelli che ti vendono gli ombrelli appena... in ogni metropoli italiana ci sono quelli che ti vendono gli ombrelli appena inizia a piovere. Si vede che li, boh, li cagheranno quando inizia a piovere. No, ancora le piante di merda. Questi sono grandi, bro. Ma che razzista dove? Mi stavano accerchiando. Volevano con delle mazze in mano. Io li schivo. Vado avanti. Guarda lì, guarda lì. Opla. Il bello è che mi dimenticherò la strada che ho fatto. Che ho fatto. E quindi poi non avrà più senso tornare indietro. Chi è? Ui. Va bene. Quindi qua di sotto c'è il nulla. Delle rovine di là. Ma dove sto andando? Oh no. Guarda te. No. Ok. Ok. I parabraccia che potrebbero essere utili. Anche se ho più... No, meglio i soldati di Godric. In effetti non so neanche dove sto andando io, eh. Non so neanche se è una zona nuova, zona... Poi quella mi sembra nuova come zona. Un alberone lì così non l'ho mica mai visto io, così sono da triturare tutti. Aia. Mi ha bruciato. Oh, allora... Ma è il padre della signorina? Beh, allora mi piace. Io voglio solo fare i boss. Allora, direi che livello niente. Melina niente. Mela Melinda tanto gustosa. Cos'è? Ho già trovato un oggetto impossibile da trovare. Ho trovato la lacrima. Già lacrima sacra vuol dire che è una. Adesso lo uccidiamo.
Devo usare la lacrima? Oh no, ma sono teschi questi qui. Sono merdi. Devo rompergli la cassa toracica. Ora la leggo, aspetta, ora la leggiamo. Oh. Allora, inventario. Ah, ne ho due. Potenzia l'ampolla sacra. E dove la uso? Ma poi l'ampolla cos'è? Ah. Quindi io potevo potenziarmi le ampolle due volte, non l'ho fatto perché non ho letto. Bravo Enrico. Ampolle. Aggiungi carica? Ah, no. Io non ho il seme pollo. No, il... come si chiama? Le aggiungi. Aumentiamo due volte. Ora mi curerà tutta la vita. Vedi che si scoprono delle cose importanti. Poi bisognerà andare a fare di nuovo quel boss, Entro oggi lo vorrei fare, se possibile. Quello dell'altra volta, che non mi ricordo il nome. Quello con la coda da scorpione, che mi ha fatto veramente imprecare tutto il mondo. Quello che salta, tira fuori le spade dal buco del kill. Bravo, Margit, sì. Oh. Posso picchiarli? No. Tutti stupiti, tranquilli. Pieno di pecore che schivano. Allora, io sono venuto su di qua, quindi posso anche andare di qua. Possiamo anche andare di qua, se c'è qualcosa. Se non c'è niente, io saluto e grazie. Oh. Ah, l'alberone sacro. Perché mi sa tanto di boss questo? Perché mi sa tanto di boss? Direi che è un boss. Guardi, c'è un girasole. Lo vuole? Oh, se sei grosso, qualunque cosa tu sia. Bestia. Beh, ti spacco. Ui. Non pensavo facesse queste mosse. Pitevi. Albero madre minore. Cosa vuol dire? Vabbè, una pippa atroce questa però. Forse. Ui, ui. Ma come li ho schivati tutti? Mamma mia. Aspetta che ho perso una ciabatta. Dov'è? È qui. Oh, scusa. Porca no, non me l'aspettavo. Minchia, ripristina un casino adesso, Dai, tranquilla. Signora. Bene. Da Mork. Come stai lì? Tutto bene? Peccato. Molto male. Per fortuna l'ha fatta indietro e mi ha schivato lei. O lui. Guarda come lo finiamo male. Pam. Mamma mia. Allora, sono contento, perché vuol dire che comunque è al nostro livello. Lacrima bollo palescente. Lacrima di cristallo pirocremisi. Cosa vuol dire? Se lacrima intende come la lacrima di prima, o è un'altra lacrima? Vabbè, era veramente easy qui, Adesso non vorrei dire, ma... era il boss più easy che abbia mai fatto in vita mia.
in ogni gioco. Ah, ok, non sono legate alle ampolle. Giusto. Dovrei leggere la descrizione. Ma sto alberone mi serve? Oh, questo chi è? Oh. Cosa ha aumentato? Albero più avanti, buco. Aia. Ci posso entrare nel buco? Cioè, il buco c'è? O no? Stai lì, stai. Quindi è giusto da guardare sto albero. Ma quello è più grande, ragazzi. Infatti l'albero era l'albero minore. Ah, vedi come uno le cose le impara? Guardando. Che cos'è? Ma sono dei piromani, sono. Questi vandali. Urlate. Chi è? Guarda come danno fuoco a tutto. Schifosi. Scheggia di vetro, farfalla ardente. Sì, infatti lo stavo per fare anche la battuta della pasta ardente. Ardenti. Questo, ma chi è? Questo è un... Ui! Questa è una merda! Ma è durissimo! È durissimo questo qui! Ma se sei duro! Ma sei duro di brutto! Aia! Anche se sei duro di spacco! Proprio una pippona sei! Oh cazzo. Ma così lo sto uccidendo? Ma è normale? Cioè, è al mio livello, però si vede che è così duro lui che... Oh, vai a di polpo di... È un polpo di terra! Che schifo. Ciao Alex Holding, buonasera. È un amico gimmick. Cioè... Oh. E poi c'erano. Ciao Fra, buonasera. Ma non è vero mai. Oh no. Fermati lì. Fermati lì. Ma che fanno quando sono rossi, scusami. Aia porra. Sono come le libellule su Ark queste. Ah ok. Porca. Oh. Aia. Vieni qui. Vieni qui. Dai. Ho capito. Dai. Ok, morto. Questo chi è? Ok, io sentivo un rumore, ho visto anche un coso muoversi. Eccolo lì. Purini piccoli. Hanno avuto fortuna a beccarmi così al volo, eh. Potevo tranciarli entrambi. Ciao Stefano, buonasera. Tutto bene? Come stai? Allora. Bello il rendering all'ultimo. Ok, tipo questo, no? Questo cos'è? Posso picchiarlo? No. Ma la miseria. Oi.
Gli ho rotto le... i calli. Perché gli rompo i calli? Mamma mia. Stai calmo, stai. Sì. Ui. Ma ti trovo tutti i calli, che succede? Tolti quasi tutti qua. Ma tutti in tutti i piedi? Ma che rottura di palle, vieni qui. Onestamente non è, volevo fare, non è, mi dispiace anche un po' per il casino che ho combinato. Vabbè. Dove esco? Mo la miseria. Salve. Esamini il menu duplicazione e rimembranze. Non ho rimembranze, quindi per me è inutile. Così non è un... non è un forziere. Neppure questo. È inutile. Oh. Ah, non posso chiamarlo qui. Manco qui. E scendi allora, via. Allora... cerchiamo un luogo nuovo da esplorare. Là c'è una mezza... però forse l'ho già vista quella, no? Oh. Qui cosa c'è, eh? Giglio di Trina. Assolutamente... ui! Ah! Una... una barbarie. Ui. Ui. Sono duri. Qua sono duri. Qua sono duri. Ui. Hangard. Bastardo. Ma sono duri, ma ce la faremo. Questi sono duri. In mezzo alle spugne. Ah, non c'era niente. Così è un mimic. No. Falce alata, ragazzi. Mia. Non ho gli attributi. E pure la fede, no, guarda, se non la conosco. Ok. Posso andare a cavallo qui, no? Oh, sì che posso andare. Ok. Un'altra carcere. Andiamo, andiamo. Andiamo nella nuova carcere qui. Del lamento. Chissà chi sarà qua sotto. Entra, entra. Giro demoniaco cattivo. Non mi fa andare. Un gran peccato. Un gran peccato. No. Ok. Oh. Sono i cosini. Chi sono i cosini? Oh, qua c'è un... ma sono pinguini? Ah, c'è la statua... ah, io le... ah, forse sono le chiavi... cioè, forse... sono le chiavi delle spade, quelle che ho io. Però devo fare tutto il giro adesso. Ma chi è? Oh, miseria. Guarda qua. Ma che è successo qui? Un casino. Oh, buonasera. Oi. Tutto bene? No.
Siete tanti, siete, eh? Forse vicino ai... Fermi, andiamo prima... Prima andiamo qui. Nella casetta. Poi torna... Che c'è anche un coso. Vediamo i granchi, che non ho mai uccisi. Vabbè. Tranquilli. Abbiamo una grazia. Ui, dove vai? C'è Babbo Natale in giallo lì. Ho delle anime? Direi di sì. Eh sì. Aumentiamo destrezza ancora 17. Poi magari continuiamo a prendere un po' di tempo, un po' di vitalità. Dopo le prossime. Chi sei? Ah, sei un crisi, anche te un mercante. Dito sanguinante purulento. Queste potrebbero essere utili più avanti, le pietre da forgiatura. Grazie, arrivederci, buon uomo. Scusa, Pino. Scusa. Non posso... E costa 1.800, io c'ho? Sì. 1.200, usiamo... Ora lo compro, scusa, hai ragione. Non ti arrabbiare con me. No, mo i moni li troviamo. Ecco, 1.200. I moni li abbiamo, via. Presa, comprata, Pino. Comprata, basta. Comprata. Che cazzo vai? Allora, era quassù. La carcere. I tartarugoni. Belli. Mi dispiace anche ucciderli, guarda. Sono fatti bene. Che carini che sono. Purini. Nei rotti alternativi? Cioè? Qui? Assegna. Ah, ok, qui. Così. Come sono cani? Ho capito, va bene non vederci bene, ma trotolano loro. Io voglio capire la logica del far rotolare... Oh, qui c'era un'altra grazia. Del far rotolare i cervi. Un'altra lacrima sacra. Ma si va veramente a vincere qui oggi, eh? Ampolle, incrementa, sì. Mamma mia, ora mi fulla due vite, non una. Ah, cerchiamo la carcere, che non mi ricordo. Eccola qua. Allora, è qua. Sì. Dai, Roy, buonasera. Tutto bene, come stai? Ora io starò male, guarda. Chi c'è che mi viene a uccidere? Ok, non gli tolgo tanta vita, ma dipende dalle sue antiche eroe di Zamor. Dai, vediamo che attacchi fai. E comunque sembra fattibile un minimo. Ui, perché fa queste... Cos'era questa Winx? Come hai lisciato male, Zamor. Mi sa un po' di pippa, Zamor, eh? Non mi sta colpendo, però. Zamor, o magari sei un po' anzianotto. Aia. Beh, certo. Zamor, mi ammazzi. Zamor, stai buono. Stai fermo, Zamor, un secondo. Bravo. No, non ti curare. Non ti sei curato. Sei solo più incazzato nero, capito? Sei tranquillo. Non è un problema. Sono ghiacceto. No, sono inghiacciatissimo. Mo stai fermo, mo stai. Perché tu non ti rendi scemo ogni volta che ti meno? Bravo, bravo. Devo capire le sue mosse. Oh, era per provare, scusa, Zamor. Che liscio entrambi, Zamorone. No, Zamorone. Aia, Zamorone. Fermati.
Ok. No. Aia. Perché sono un cretino? Perché sono un cretino? Fermati. Ui. No, sì, non lo sapevo. No, ti prego. Ok. Boh. Quanto dura? Dura tanto, mi sa. Guarda lì, come si dà. E che si do, che si do, che si do. Ah, t'ho fregato. Mi sudo dalle mani. No. Che figura di merda. Ok. Non leggo il nome, aspetta. Sei troppo blu per i miei gusti. Pippoli. No. Mamma mia, curati subito. Ah, fanculo. Alender, buonasera. Ma sono esempio del cileno che giocava con l'Inter. Ah no, quello era Zamorano. Ah, scusami, non... Si vede di Radagon. Chi è Radagon? Chi è sta gente? Chi è sta gente che non conosco? Ah, un po' d'acquetta. Stavo morendo di sete. Ah, ok, si vede che non ero attento, come a scuola. Allora, abbiamo fatto questa. Vediamo di andare da qualche altra parte. Io vorrei andare avanti da dove ero prima, ma non mi ricordo dove ero prima. Questo è il gran problema. Ok, questo l'abbiamo fatto... Ma come faccio a capire dove ero... Dai. Le mappe devo trovare. E dove sono le mappe? Che è? No. È lì, era. È sempre lì. Non c'è più? Perché era come la domanda. Io non li ho. Allora vai, informa. È ancora lì. Ci sono le colonnine disegnate? Che vuol dire le colonnine? Le colonnine? Sei il robot? Ragazzi, mi dovete spiegare un po' meglio, se io il robot, le colonnine, vi dirò, ne so poca. Vicino alla Sogli Gran Tempesta. Ma dov'è la Sogli Gran Tempesta? Oh. Galleria. Giù, 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 giù. Ponte. Sud. Zoomo. Ragazzi, non, dove devo zoomare? Destra. Sotto l'ultima gra... Ah, qui! Questo? Questo qui? Ma cos'è sta... Ma com'è? Ma cosa vorrebbe dire? Ok, lo vedo di qua, andiamo. Ecco, ma è normale che me lo faccia vedere? Che paura mi fai, anche te! La paura... Ho preso dei ladri. Oh. E dopo più avanti ci andremo, dai. Appena o passo di là. Allora, devo andare qua sopra, eh. Opla. Opla. E di qua non ci vado, quindi mi attacco e tiro. No,
No, no, io entro stasera voglio fare il boss di merda, eh. Voglio fare Margit. Finché non faccio Margit non vado a letto. Le meduse. Oh. Le meduse mi stanno... No, non so. Mi sembra di essere più fortino dell'altra volta. È rossa, è rossa. Cosa vuol dire? Stai zitta, cretina. Ah, è vero, mi devo teletrasportare per la mappa, hai ragione. E non mi devo ricordare di questa feature. Però ora ho visto questo, quindi andiamo qua dentro. Vai, una nuova grazia. Oh, mi ricorda molto i Dark Souls, le catacombe, le cose. Quindi mi sento più a casa che stare in mezzo alle praterie. Potrei fare un livello? Maybe? Oh sì, aumentiamo la tempra. Che devo essere bello temprato, per fare i culi. Oh. È duro. Ah, ce l'ho la chiave da... Ah, ce l'ho io! Ui! Però non vale farmi l'agguato così. Ma tu sei duro? Ok. Ah. Qua c'è il guerriero nomade. Va bene. Mettiamo l'argenteria della nonna lì. Qua sarà. Qua vedo una cosa, Il bacino di evocazione qua. Qua c'è sicuramente un boss da fare. Non è mica morto il cretino. Oh, che bello. Poi quello dove è uscito? No, rompilo. Che paura. Non mi dire che volevi, è vero, mi prendo paura di avere un coso così in mena, no, non è vero. Comunque questi qui sono palesemente le cripte di Skyrim con i Graug. I Graug non erano i Graug, erano i... Avete anche i arcieri, basta, Erano i, com'è che chiamavano i mezzi zombie di Skyrim? Non mi ricordo. I Graugrug. Sembra tipo la Gru alla fine. No. No. No, non erano i ghoul mai nella vita. Draugr, mamma mia, è vero. Che bello. Guardalo. Lo volevo, anzi forse una volta l'ho anche fatto Skyrim, però poi ho detto è troppo enorme, basta. I ghoul sono Fallout. C'è il fuoco, vero? Sì. No, cretino. Ma porca no, no, non morire. Mamma mia, che paura. Curati subito. Oh, quello chi è? Ma stai fermo, cretino. Si imbuca nel mio posto. Oh, cur. Ehi. Quelli sono vivi. Bravo. Allora, questo è viola, quindi è bello. Oh, questo è vivo, quindi è brutto. Qui ora si potrebbe fare un giro qui e vedere cosa c'è qua.
A parte 4 sedie. Testa parlante, grazie. Ma è da mettere in testa, no? Cos'è? Il consiglio dei 4 stronzi. Ui, guardali qui. Guardali qui. Ma siete matti. No, Enrico, no. Non morire, eh? Cretino. No, no. Va bene. Ok. Oh. Ah, fanculo. Tiè. Andiamo avanti, via. Qui mi sa molto da... Sali su. Aia. Affanculo, cretino, scemo. Va bene. Ok, loro continuano a sparare il fuoco. Qua dove sono? Sono ancora dove ero prima? Però basta sti scheletroni. Mi trovo anche le palle, eh? Non ne posso più. Mi dà un bonus? Ah, devo usarla? Cos'è? Ma ha detto grazie. Vabbè. Prego. Ma come, ma come? Questo è un matto. Dove è andato? Era un matto quello lì, eh? Che paura che mi fanno ste statue! Ho una paura continua! Cosa ho aperto? Ho aperto una porta? Ho aperto qualcosa? Ah, questa qui. Posso ricaricare? No, le mie ampolles. Ma qua su non c'erano le ampolles, c'erano altre robe. Dovrei ricaricarmi le... Ah no, ma era all'inizio, quindi potrei anche andare su, ricaricarmi le ampolle e andare dritto. Anche dei... No, non c'ho niente. Manca poco per fare un livello. Possiamo togliere benissimo la cosa. C'è la boss fight? Oh, che bello! Ah, quindi molti dungeon sono così. Ma che Beppino, no? Sei matto. Sono anche da che parte girato, non so. Ma vabbè, Pino, fai come vuoi. Oh, madonna! Ma chi sei? Ma ha lanciato un acido, ma... Ombra cimiteriale! Aia! Ma la miseria, ma chi sei? Edward Mani di Forbici? Quanto danno gli faccio? Se lo becco. Vabbè, il danno glielo faccio, però è che non lo beccherò mai! Mamma mia! Pezzo di merda! Il danno glielo faccio pure. Il problema è che non lo becco. Non è quello. Guarda lì come ci dà. Come mena. Come un fabbro. Ma la madonna! Ehi. O ci diamo una calmata o t'ammazzo, eh. Oi. Proprio infame comunque, posso dire? Mi conviene veramente fare così. Colpirlo per quello che posso. Una volta che posso. Aia, che dolor.
Mamma mia. Fregato. No. Ma ragazzi, ma vedete che ho due ampole, l'ho ucciso sto cretino. Ma ti è, ma che volete? Cosa dovevamo bettare noi? Chi è Lutel senza testa? Un cretino. Spaccato. Non c'è neanche stato tempo di salutarlo. Le bet volevate fare. Volevate fare. Una idiozia si chiama casa mia questa. Una minchiata. C'ha un po' di piedi. Ho solo le mie mani, non mi ricordo. Ma non ti arrabbiare, stai calmo, che paura. C'era bisogno di urlare così? Non c'era bisogno. Nel mentre vi ricordo che c'è il September, quindi le sub sono scontate su più mesi. Per più mesi fate le sub, meglio è. Dovevo fare il coso, fermi un attimo. No, facciamolo di qua. Tippiamoci, vai. C'è il September. Bravo Pino. Potevo fare tutto il pippone lungo, se fai tot settimane. Però visto che c'era il messaggino bello carino, corto, ho messo quello. Allora, devo andare dalla parte opposta, di qua. Ma chi è? No, chi è? Oh no, chi è? Questo è il cavaliere nero, eh? Ah, t'ho fregato. È un boss veramente questo, ragazzi? Voglio farlo così, non mi piace farlo... Questo è un boss... Torna qui! Cretino, ma non vede niente il cavallo, cosa fai? Questo è un boss. Sì, ho già fatto l'altro. Solo così non mi viene neanche addosso. È un problema per me. Aia. Porca semena. Mena di brutto questo qui, eh. Urca come mena. Mena forte, mena, eh. Però non è impossibile. Non sembra impossibile. Pare che corre troppo, quindi non saprei neanche come menarlo. Alza un po' i cavallini qui. Bravo. Ah, mena anche quando fa così. Benissimo. Stiamo imparando un po' le mosse. Ma basta che stia fermo, perché mi ha anche già rotto il cazzo, eh. Mi ha già altamente rotto i coglioni. Qual è il modo per farlo fuori, questo, che mi corre sempre intorno? O sto fermo, aspetto che mi faccia la mossa, sta fermo un attimo, almeno due volte, oppure mi incazzo. Come a cavallo? No. Non mi piace a cavallo, combattere a cavallo. Come si fa, poi? Dov'è andata a finire? Dov'è? Cavaliere! Ah, solo di notte, davvero? Bella. Possiamo passare avanti il giorno, allora, voglio farlo fuori. Accelera il tempo fino alla notte. Ora è qua che gira. Ah, t'ho beccato, porcolone, vieni qui. Vieni qui, porcolone. Di Dilanio. Aia, che botta. Perché lui mena prima di me? Ma come faccio a menarlo? Ma così devo andare avanti con... Ui. Come... Lui può fare le derapate, io no. Oh, miseria, sono già morto. Vieni, vieni, vieni qua che c'è più spazio, vieni. Come faccio a schivarlo lui, scusatemi? Ma dai! Ma dai! Beh, certo, poi... Ma è impossibile schivare da cavallo, come fai? Ha più senso andargli sotto il culo? Ah, devo schivare a sinistra, eh? Ho
Ho capito. Devo stare alla sua destra, quindi devo stare alla sua sinistra. Abbiamo le nostre cose e vediamo di riprovarci. Oh, dove vai? Oh, ti sei perso. Non ho i frame invincibili, giustamente. Però se lui comunque attacca sempre alla sua destra, io mi metto alla sua sinistra e lo frego. Metterò 2 anni e mezzo perché non faccio danno a cavallo. Però dovrei fare così. Vieni qui, inquadralo. Ma lui mi entra dentro. No. Poi lo becco male. Vieni qui, vieni. Ti seguo. Cretino. Tu vuoi fregare a me? Vieni, vieni. Guarda che bastardo. In effetti sì, se lo attacco alla sua... Metterò 2 anni e mezzo, però... Ma minchia, no, curati subito! Cioè, se io gli do lo sprint all'ultimo, funziona un po' come schivata, no? Se gli do un po' lo sprint così all'ultimo, può funzionare un po' come schivata? Secondo voi? Ho una mia idea del cazzo. Poi dove vai? Oh. Vieni qui. Puliscio, cretino. Fregato. Ma fregata a me. Via. Però io sto ammazzando il cavallo, io dopo andrò a piedi. No, ti prego! Il mio furero! Alzati, cretino! Curati subito. Ma mi posso tornare a cavallo io o no? Aia! No, scusami, scusami. Come faccio? Andiamo, furiero. Oi! Agente Simos, buonasera! Io più che rotolare faccio le minchiate. E che ammazzo il cavallo, il cretino? Poi una volta fuori dal cavallo, così mi stavo di un scemo che... Che mi fa niente proprio. Come l'ho schivato male. Ma l'ho comunque schivato. Hai paura, eh? Hai paura del mio cavallo, non cavallo? Adesso è morto il suo cavallo tra poco. Vedi che è morto. Lo vedessi meglio. Ok. Ui, mi ha schivato, eh. Vieni qui, vieni, vieni, vieni. Facciamoci una battaglia a cavallo come i veri prodders. Vieni qui. Quasi morto lui. È il cavallo. Morto il cavallo, scendiamo. Minchia. Ora è molto più easy, dai. Mamma. Ma che cazzo, ne sapevo che lui ha un cavallo invincibile. Vabbè che anch'io posso farlo, però non lo sapevo. Opla. È quasi morto, su. Ehi, non facciamo degli scherzi qui, eh. Porca miseria, che dolor. Stai fermo lì.
Flagello dei cavalieri notturni. Lo posso usare? E 24 destrezza ci vuole. Miseria. Siamo matti. Ecco qua. Ah. Fatica, ragazzi. Allora, io dovevo andare a prendere la mappa. Che è qui. Mappa ottenute. Sei matto, sei. Ma per caso quello lì è il Ah, non posso usare la mappa. Per caso quello lì è il castello. No. Forse no. Eccolo. Foschia velenosa. Ma quello non è che è il castello magari della signorina di prima? Ma che è sta poltiglia? La poltiglia è poltiglia, ok. Là c'è una grazia. O un lampadario, perché in effetti una luce così. E c'è anche un castello prima. Non è una grazia, eh? Un albero che si illumina. Un seme d'oro. Il seme d'oro mi serviva per aumentare il numero di cose, giusto? Il seme d'oro? Alla prossima grazia aumentiamo. Questi non... dove va? Questi non li voglio neanche vedere in faccia. Mi stanno sulle palle in una maniera allucinante. Via. Ehi. Usa turbine a casa tua, non qui. Ma qua sei dentro il castello. No, sono solo mura alla fine qui. Io pensavo fosse un castello, sono solo mura. Mamma, come ti... Ma che freccione, che freccione! Ma più un frecciolone... One! Uccello della morte! Ma la miseria! Aspetta un attimo. Vieni qui, uccellone. Vieni qui. Come funzioni te? Ma beh, non fai neanche troppo danno. Mi stanno più sul cazzo i tuoi amici che fanno casino. Eccoli. No, e non buggarti, non crashare, gioco di merda. Devo fare uno alla volta. Bravo, mi sei piaciuto solo della morte. Bravo. Non l'ho beccato mai. Manco qui. Mamma mia. Ok, ok. Picchiati da solo. Dai, fermo. Un secondo. Oh. Che lì. T'ho fregato, uccellone. Ma smetti di urlare. Che botta mi hai dato? Giù. Ma vieni giù, vieni, che sei più bello qui. Vieni, vieni. Fai un saltino. Vieni giù. Scendi giù. Fai inversione, fai come ti pare. Basta che scendi qui, che lì sono un po' scomodo. Com'è che mi è carino però? Un bel piccioncione lì, ma che grande che è. Oh, dove vai? Dai. Sei scomodo lì a combattere. Vieni qua.
Fregato. Non è vero, ma ha fregato lui. Volendo possiamo anche fare così, no? Ti arrivi qua giù, te? Bravo! Vieni qui, vieni qui. Scendi giù. Troppo, 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 troppo. Faccio, mi becca. Allora, un Barbagianni maledetto. Beh, sei cattivo, eh? Ma che schifo! Ho avuto forse un po' di fortuna. Dove, 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 dove? Qua davanti. Bravo. Bella lì. Mi sei piaciuto. Non mi ha fatto un cazzo, buono. Mi sei piaciuto, uccello della morte, bravo. Ascia sacrificale servirà sicuramente il mondo. E fa un pelo più danno la mia. E pesa un po' di più. Non capisco la differenza. È meglio la mia. È un pelo più protettiva al massimo, ma meglio la mia. Vabbè, anche potenziata la mia. Io, nuova mappa, benissimo, ottimo. Avevo ovvio tutto adesso. Allora, io quasi quasi tornerei qui. Poi ci facciamo tutto lo stradone fino al castello con l'arcerone. E vediamo lì dall'arcerone cosa c'è. Anzi, possiamo fare... aggiungi l'ampolla. Le di tutte sei, perfetto. Incrementa un cazzo. Possiamo fare un livello nuovo e mettiamo della... Quante ne ho? 3. Facciamo vitalità. Ma io metterei vitalità, tanto servirà la vitalità, no? Un po' più di vita, un pochino più, sempre utile. Andiamo dal signor Arcerone. Ci sono tanti bei bossettini piccoli comunque. Che non sono neanche facilissimi, dai. Devi starci comunque un pelo attento se li fai first try. Buonanotte, Pino, alla prossima. Buon weekend. Guarda come lo schivo, eh. Pura Palombella lo voleva fare. Vai però. Salve. Lei è il signor Gustavo. Perché hai poca vita, Gustavo? Proprio un merdone sei. E sei morto così easy? Arco pesante del golem, pure. Forse perché era già di suo ferito, tanto ferito. Quindi magari era già distrutto. Qui sono delle spade, solo spade ci sono.
Ah, è qui una... una grazia, via. Oh, dai, un bel dungeonino, un bel... sì, un bel dungeon. Un bel castellino. Un bel castellito. Qui c'era sicuramente un buco dove infilarsi nel mentre. Oh no. È il castello di Morn. Quello che mi diceva la signora. Oh cazzo. Oh bastardo maledetto. Bisogna fare la guerra qui, eh. Proprio guerriglia guerrigliona. Bisogna farne fuori uno stealth e poi far fuori gli altri sperando di non morirci. E qui morire la vedo molto facile. Piano piano, facciamolo fuori. Niente. Ui, salve, ma quanti siete? Tutti vogliosi di morire. Aia, muoio io. No, 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 non ti prego, dai, no. E anche rotto le stragrandi palle, eh? Te lo dico. Morto. Che figura. Lo fare ascia contro ascia, stronzo. Facciamolo, via. Che lì ci ho mai fatto, cretino. Vabbè, pensavo onestamente fosse molto più difficile. C'è uno stronzo che... Ma che lui sia il padre della ragazza? E che non vorrei ucciderlo. Se posso salvare quello lì? Secondo voi? Non vorrei menare anche lui. Fallo, vai! Aspetta. Bravo! No, no! Lo ucciderà! Oh! Ce l'hai fatta, bravo! Bravissimo! Oh, porca puttana! E questo mi lascia perdere, vabbè, l'ammazzo. Ah, stronzo, ma tu aiutatemi, mi ringrazi così, a pezzettone di merda. Ciao! Oh. Tutto sto casino e poi mi vuoi menare? No, ma se ne sono altri. Stai fermo, stai. Cretini. Cretini scemi. Grasso incendiario. Allora... vediamo di farci un altro giretto di qua. Io andrei prima dritto. Quello è un boss. No, un boss no, però è duro. Devo andare nel culo, gli devo andare. Così, sono alla testa di dura. Eh sì. Ui! No, ehi, mena lui. Non me, non menare me, mena lui, dai. Oh, oh, grandissimo.
Grazie. Vedi, quando sono collaborativi anche i nemici è proprio una goduria giocare. Ok, lì c'è una via, ma io vorrei andarvi là sopra. Mi sa più da via ferma, da via bloccata, che è giusto per prendere qualche... No, invece mi fa entrare nel castello, mi fa visitare tutte le mura. Opla. Oh. La Claimer. È buona la Claimer? O no? Usiamo la Claimer? Bella, più fica. Ah, ottimo, usiamola allora, dai. No! No! L'avete ucciso! Poverino. Però c'era anche la zona iniziale di là che mi volevo andare a vedere prima. Vediamoci la Claymore. C'era anche la zona di qua. Pippi pippi pippi. Io sono un pistolero. Qui c'era il mondo, eh. Ah, pure di qua su mi fa andare subito. Vederci. E sento dei rumori. E che sta triturando della carne. Senti lì. Senti lì come triturano sti pezzi di merda. È là dietro, lo vedo, lo vedo. Ui! Ehi, bella bro. Mamma mia. Ma cosa fai? Ma cosa vuoi fare? Stai fermo lì. Prego, avvicinatevi, signore, avvicinatevi. Aia. La potenzio? La potenziamo dopo allora, dai. Ma è un cretino, è caduto. Ma è morto pure? Bravo scemo. Non vorrei cadere anch'io. Scendi giù o ti devo... dai. Su. Pure rompere i coglioni. No, contrario. Allora. Cerchiamo qui. Ah, ma forse no, di qua non so dove scendo. Sono mille scale, ci sono... Oh no. Ah, di qui dove scendo? Ah, di qui scendo dal di là. Vabbè che non è enorme, è come castello, quindi non ci perdiamo in teoria. Dico sempre in teoria. Oh, qua c'è una grazia. Subito. Così mi livello un po' se ho un livellino 2. Ce l'ho? Oh no, vengono fuori tutti i cose adesso però. No, nessun livellino, via. Però adesso dove è? Arca, non mi dire. Cosa fai? Non posso chiamare torrente. È la fine. Faccio il giro di sotto. Sono invincibili. Stanno bene lì. Però in effetti se stanno così fermi, perché stanno così fermi immobili? Bella, che io cretino, mica ho fatto il salto bene, l'ho fatto male. Ho paura perché loro hanno paura. Oh. Sono troppo duri. Non li cago neanche. Poi c'è un rumore troppo potente. Ho paura.
Oh cazzo, ai. Stai tranquillo. Calma, è sangue freddo. Aia. Mamma mia, come ti ho distrutto. Ui. Ah, ho toccato la cosa di sangue. Che paura. Vai, andiamo su. Chi c'è qui su? Un forziere. Si sa mai che... Talismano lama gemella. Ma guarda, puoi andare via. E quindi ora per salire su è una fregatura. Devo per forza tipparmi. Oh no, invece posso fare il giro di qua. Potrei risalire? No. Dai, però mi sa che è veramente l'unica. Devo scendere per forza. Con calma, piano. Piano, piano, pianino. Così. Pure i topazzi ancora ci sono qui dentro. Mamma mia. Salve. Per tutto bene. Ok. No, stai fermo immobile. No, dai. No, dai. Perché a me? Perché a me ste cose? Ah, fanculo. Ratti maledetti. Che? Che fatica, che fatica. Pure la frusta, tiè. Allora. Ui. Una graziettina anche qua. Quante grazie sto trovando? Non è che cado? Ma che sono due? Ma tipo di cadere non ti va? O non ti piace poter cadere di sotto? No, sapevo, lo sapevo. Era la fine. Ah, salve. Salve, buonasera. Lì c'è un boss. Lì c'è un boss che però mi sa che... vedi, non posso usare la cosa. C'è un problemino qui. Devo... ma lei è un super granchio. Aia. No, no. Posso dire che quasi quasi... io onestamente, anzi, ma poi devo andare sotto, quindi alla fine mi interessa anche scendere. Facciamo allora che mi, ecco, mi faccio sta zona qui tranquillamente. Lì dentro non ci vado neanche se mi pagano.
Ma potevo anche risalire. Vabbè. Ah, a sto punto facciamo così, guarda. Mi hanno sentito. Ottimo. Che figuraccia. No, dai. Ho perso anche le anime. Perfetto, le rune. Direi che comunque qui non c'ho un cazzo da prendere, quindi mi butto già di sotto. Andiamo a farci subito il boss. Chi si è visto, si è visto. Arrivederci. Allora, qua direi che si può saltare beatamente tutto. Ok, non vedo niente. Qua ho paura di cadere di sotto io, però. Non è che c'è un buco, no? Qui sì, però. Qui non posso andare di là, quindi devo per forza far così. Attenzione. Poi progenie leonina. Bello. Poi incazzato nero. Però io ho l'artiglio leonino. La progenie leonina è una pippa assoluta, quindi. Bestia! Mi ha fatto una mossa della Madonna! Guarda lì! Ma che mossa atroce con l'artiglio leonino! Ancora, ancora! Parapem! Minchia! Ho anche un achievement. Spadone della lama innestata. Mi servono quei 40 di forza. Ma quante... ma che bella! Bellissima. Veramente bellissima. Dove vai? Usa due mani. Stupenda sta arma. Anche se sicuramente sono convinto al 128.000% che ci saranno anche altri boss nel castello. Solo che chi si ricorda dove ero prima? Non troverai albero. Ah. Chi si ricorda dove ero prima? Beh. Allora, non ero né qui ero qua. L'unico modo è questo. Mi dovrei fare le altre due o tre scale che ci sono. Sotto c'è il vuoto, ottimo. Devo controllare che non ci sia qualcosa a metà. Un buco, qualcosa. Vediamo. No, mi sa che non c'è niente. No, infatti. Allora, di qua direi che potrei benissimo saltare... Posso dare mani anche se mi pagano? Posso benissimo saltarmi i nemici. Tanto non penso salgano le scale. E dove mi ero infilato prima? Boh, qua c'è la scala? O no? Qua mi sa di no. Quindi devo fuggirmela di qua. Non mi ricordo. Oh, questo non c'era mica prima. Prima ero di qua o dall'altra parte? Che cazzo si ricorda? Ora lo scopriamo. Ah, lui ha giustamente le manine, quindi sale. Bene. Qui già stato. Adesso lo aspettiamo qua, lo stronzo. Adesso devo uscire, guarda, un secondo solo. Torno giù, arrivederci. Aia, arrivederci, salve. Saluto. Anche lei sale, buona serata. Ai. Ti vuoi svegliare? Bravo.
Devo giocarlo Mino il signore, sì. Stare in una stanza nascostissima da qualche parte. Tipo qui non ero mica andato. Oh sì. Sì, ma non avevo esplorato più di là. Anzi, non ero neanche andato qua di sotto. O forse sì. Ah no, qui sì. Non toccate l'omino, cretini. E che volo che hai fatto anche te. Allora, in effetti c'era anche il posto di prima in cui dovevo saltare e non ho saltato perché c'erano di sotto i blob. Quello sarebbe da andare a fare un giro. Qui mi sa che non sono mai salito. Qui non sono mai salito. Finché fate voi, ragazzi, guarda, io vi lascio fare. Poi quando siete senza vita tutti, io... Falcon, grazie mille per la resub. Grazie mille, buonasera. Tutto bene, come stai? No, non c'è niente. Seraea, guardalo qua, il nostro eroe. Sì, eroe delle patate. Oh, per caso ho sentito patata. Ma guarda, sono a posto. Li frizzerà tutti, beh, più o meno. Allora, oh, qui c'è un qualcosa di interessante. Quindi vediamo di... Torcia fil d'acciaio. So cosa sia. Direi che allora qui possiamo andare su e poi buttarci di qua. Sì, che sono lì c'è il bus. C'è anche un'altra scala. Ma è il posto di prima. No, sono rimasto male. Tutto sto casino per niente alla fine. Aia. Fatemi schivare sti due maledetti. Allora, qui c'era una scala. Ah, ecco, fermi. Qua c'erano diverse scale. Però volevo prima ucciderli per decidere un minimo dove andare. No, qui è un problema. Bravo. Ottimo. Vieni qui. Bravo. Benissimo. Allora, qui di sotto che c'è? Qui non sono mai sceso. No. Perché è sopra il posto dove prima sono passato e non c'era niente. Ole. Qui chi c'è? Niente? Niente. Segreto? Cosa? Niente. Un cazzo. Qui dentro? Qui? No, imbecille. Fatta figuraccia di merda. Bene, io che ne so, non avevo capito. Fermi. Ok, dobbiamo fare due giri. Quindi uno per questo qui sotto, che ho trovato, c'è un qualcosa. L'ho visto. Poi torniamo indietro nel... Benissimo. Poi torniamo qua. Torniamo qui un attimo sopra. Oh, scusate. E ci ributtiamo per saltare di qua. Perché è sta zona qui, no? Vedi? Ah, l'ho trovato. Vuoi vedere che è lui? Attenzione gruppo, grazie. Vuoi vedere che qui è lui? Colpisco a caso, eh? No, non mi conviene.
coppa. No, lasciami, lasciami. Come faccio? Che schifo. Questo è più forte. Qua devo sicuramente... però ho sbagliato. Qua devo sicuramente usare... una torcia o qualcosa. Posso picchiarlo con la... No, eh? No. Ma immagino sono uno di quelli che va ucciso con la... con una torcia o qualcosa del genere. È solo che lui mi è in mezzo alle palle, perché devo parlare col signore... Mi è un po' in mezzo alle balle. Morto? Ora sì. Oh. Lei è sicuramente il padre. No, non sei... Se quei spregevoli in mezzo sangue mi divorassero, sarei corrotto in intero. Tutto... E come ti salvo a te? Come faccio? Che devo fare? No. Si vede che non sei tu il prescelto. Ma qui non ero mica entrato, quindi... Ah, ma guarda dov'ero! Ma era, non, ero, non l'avevo neanche vista la porta prima, allora. Si vede. Però quindi lui come fa? No, dai! Forse devo ucciderli tutti e poi puoi liberarlo, magari, no? Ma tipo così... Magari è ammazzarli tutti prima. E lui bisognerebbe vedere se ho... Eccola qua. Come... No. Eh no, vorrei capire se c'è un modo per equipaggiare sta minchia di torcia e io picchiarlo. Ah, vedi mo, eccolo qui. Poi se sono anche vicino a liberare quell'uomo lì e fare un qualcosina di fico per la storia, sarebbe anche quello. Se sono vicino... Volete anche dire tutto. Se no, se non sto neanche arrivando col pensiero, sono a posto così. Facciamo così. Facciamo che mettiamo la... Questo ora lo posso usare. È quella che era la più fica del mondo. Bella però. La usiamo? Usiamo la Claymore. Fa più danno questa. Io terrei questa. E poi mettiamo qua la torcia. Chissà mai. Ah, non posso fare niente? Allora niente. Allora, cosa mi manca? Mi manca... Sì, adesso di là direi che possiamo anche evitarlo. Mi manca tornare qui su, tornare su, sopra le torri, e riprovare a infilarmi nelle scale. Nelle scale. Ci sono altri boss qua nel castello? Cioè, mi conviene girare ancora o ho visto quasi tutto?
Il boss ha fatto la stirpe leonina lì, la progenie leonina. Questo che fa come mossa? Mo' la miseria. Mi piaceva di più la Claymore però come attacco fico. Quindi ce la teniamo. Quella dove comunque sono caduto. Mi manca il padre, sì, devo ancora trovarlo. È il boss? È un boss? Ma... ti scoprono i segreti. Aspetta, è un NPC, ok. Immaginavo. Quindi mi devo rinfilare, non mi ricordo neanche più dove. È sopra una torre, ok. Penso di qua a sto punto, sì. Mi devo rinfilare su... di qua o di là? No, era di qua, era di qua. No, non lo voglio menare, poverino. Già devo dargli la lettera. Ui! Pezzo di cazzi. Torniamo di qua. Vedi qua posso salire, no? Vero? O no? Sì. Fate voi, vi lascio fare. Ma non mi seguite neanche, non vi... Sopra la grazia? Quindi qui? Non è qua la grazia dopo la figura di merda? No, è di là! Cretino! Aia! Scemo! Qua non c'è, me ne vado. Forse è di sopra, poi scendo giù e da di là comunque torno indietro, quindi ho fatto un giro del menghe. Aia! Mi va già le palle, immediatamente, rompicazzo, via. Allora, qui io scendo e mi ritrovo sempre qua. Perfetto. Passiamo fuori questo. E i suoi amici... Aia, mi ha dato un morso. Con un'impalcatura intorno. E quella là... Ah, dopo dove dovevo andare che sono caduto, mi sa, vero? Non cadere ancora, magari. No, fai un'altra figura del cazzo. Aia. Ok. Qui va a sinistra che è risceso. Devo andare di là, giusto? Sì, quella là. È sicuramente quella là. Ed ero sceso di qua così. Tanto posso anche cadere qui. Ah, era... Ok. Sto rimembrando. Io qua faccio un po' i cazzi miei. Prendo su questo. Poi aspettiamo che vadano avanti loro. Ma cosa vogliono fare? Che sono mille. Sai che se riesco poi gli faccio l'agguato. Così. Me ne tolgo uno dalle palle. Dai, siete pari adesso, menatevi. Aspetta, aiuto anche a te, dai. Ve la prego, Schifoso. Non si sa mai che ci sia un'impalcaturina piccola. Eccolo qua. Edgar. Sordide creature. No, io so. Ti consegno la lettera. But I can't leave you, even if the castle should fall, to ensure the treasured sword of Morn does not fall. I'm in your keeping. I'm no longer on site. Rescue the Reiner, I will spend my... E dov'era mo la tipa? Oh, miseria, dov'era?
Era qua all'inizio. Era all'inizio? Più su? Tipo qua? No. Ma chi si ricorda? Fa vedere. Ah, prima di questo. Ok, andiamo a vedere. Era tipo là in fondo, andiamo. Comunque l'artiglionino è veramente una mossa molto figa. È una mossa bella pesante e ti rende secondo me anche un po' invincibile per un po' di tempo. Oh, la miseria. Irina? È morta! Ma è lui! Ah, no! Cretino! Lo posso picchiare? È morta. Bene. Se lo picchio... Uccido? No. Qual è il problema? Mai! Come non ho? Ormai. Devo punirlo. Lo punisco. Irina, sei un padre del cazzo. Preferivi il lavoro alla tua figlia. Beh, come più 8? Ma è potentissima. Non è vero, però. Ma che storia, va. Ma niente, fa. Cos'ha di attacco? Boh, vabbè. Vediamo se la Claymore ha due mani. Perché non ho... Non posso usare la mappa adesso? Ah, perché sono sicuramente... Ho sicuramente gli sgherri che mi vengono dietro. Allora, io vorrei prima vedere un attimo com'è la mappa. Poi, quasi quasi, tenterei di andare a fare Margit. Lo tentiamo. Voglio fare qualche tentativo, giusto per vedere se sono un po' migliorato come... Sicuramente come ampolle di brutto, perché ne ho 6 al posto di 4 e mi fullano tutta la vita praticamente. Quindi quasi quasi un giretto da Margit me lo farei. Anzi, perché comunque io arrivavo a 3 quarti di vita con 0 ampolle. Metti che arrivo a 3 quarti di vita con 2 ampolle che poi mi curano anche di più. Prima mi curava a metà vita le ampolle. Qua bisogna un attimo fare un po' di un po' di cats. Però dove era Margit? Che non mi ricordo. Oh no, mo dove lo trovo Margit io, dai. Dove era Margit, ragazzi? Dove lì? Qui? Oh, sopra, ops. Vabbè, qui era. Ci ho beccato? O no? No. Questo. Galleria per il castello. È sicuramente qui. Sono beccato. Posso livellarmi un peletto, che almeno mi faccio un po' di... Mi faccio un livellino nuovo. Facciamo un bel destrezza. Poi si va a bomba, via. Siamo pronti, anche se perdiamo ste rune e sti cazzi. Pronti. Eccoti qua, siamo tornati. Ti ricordi di me? Mo le tue mosse chi se ricorda. Faccio meno danno di prima, perfetto. Ottimo. Non so perché ma ne faccio meno.
Ui che figura. Ui che figuraccia. Ah, che figuraccia. Però dai, siamo già a un quarto di vita quasi, eh. Mi piace un casino l'artiglio leonino. Faccio un botto di danno. Che figura, non pensavo. Ok, non mi ricordavo niente. Ne ho niente. Ui, culo. Questo si chiama culo, eh. Lo dico. Dai, martellone, martellone, così rimani fermo un attimo. Martellone, bravo. No. No, ti prego. No, resisti un attimo. Mamma mia, che stronzo. Ma calmati un secondo. Calmati un secondo. Niente. Quasi però, eh. Quasi, ragazzi. È che alla fine si incazza veramente male. Proprio cattivo. No, lui come menarmi non si è dimenticato. Io mi sono dimenticato come menar lui. Il problema è quello. Ho la medusa? Che cos'è la medusa, ragazzi? Aiuto. Cos'è la medusa? Ah, guarda, ciao. No, beh, dai, oh, primo try. Al primo try così. Arrivare già quasi a tre quarti di vita non è mica male, eh. Ecco, parte molto bene. Non mi ricordo. Molto liscio. Eccolo, fine. Ok, ci siamo. I punti, le anime, bravo. Dove sono? Dove le lasciate? Direi che le lasciamo dove erano lì. Lasciamo dove erano. Oh, poi all'inizio erano. Sì. Niente, vabbè. Erano 2000, dai, erano 2000. Non ci facciamo neanche mezzo livello con 2000. Io voglio fare attacco leonino 1000 volte. Vieni, vieni. It's your moment. Devo riscoprire tutti. Tutti il timing delle mosse. Sennò. Figura. Vieni, vieni, avvicinati. Ecco, forse è un po' lentina come mossa, però il danno ne fa. Non ci arrivo. Peccato. Va bene, va bene. Ah, è vero che uso i punti di merda. Mi ero dimenticato che... Eccolo lì, che si usano i punti... No, Enrico, non così però. Non ste figuracce, su. Bella figuraccia anche questa, bravo. Giusto per... Vieni qui. Ok, siamo a... Perfetto. Mm.
gran peccato. Ok. Dai, martellone, mi piace. Martellone? No, eh. Però anche così mi piace. Liscio. Mamma mia, che palle. Il debuff dopo la boss fight. Cioè, cos'è che devo togliere? Non capisco come fare a ba... Ok, curati. Non so come fare onestamente a... Ui. Che vuol dire se devo togliere il debuff? Artista Ardonda ti ha dato una cosa che puoi usare finché non la usi, è il debuff rosso in alto fisso. E come la uso? Infatti ho meno vita di quanto dovrei averne, quindi mi hanno inculato. Come faccio a toglierla? Guarda te abbracciare la gente. Schifosi. E cos'è che mi ha dato? Scusami. No, dov'è io? Ma qua, come la tolgo? Usando la... E qual è? Come si chiama? A sinistra. Cosa cambia? Questo? Usa. E mo? A posto. Ok. Posso andare? Possiamo andare a fargli il culo. Il culo, più o meno. No, imbecille. Un cretino sono. Qui che figura, mi scusi. Guarda che con l'attacco bestiale, no, non questo. Ma quanto arrivi lontano. Ho sbagliato. Che culo. Curati. Bravo. Non cadere nel buco. Bravo. Che figura, no. Thank you.
Che figuraccia, niente, morto. Invece no. Aia, quasi. Ma che palle però quando lui... E che cazzo. La vedo molto dura. Mi dà le palle. Va bene uguale. Aia. Non capisco mai come si fa a schivare quello. Curati subito. Aia. Devo fare veramente un colpo. Dammi una bella ammirata, no, eh. Non ho neanche colpito lo stronzo. Anche se ne ho 6, arriva a metà. A un quarto di vita sua che non ne ho più. Vagami un po', dai. Oh, fregato. Con calma. Margit, piano piano. Mi fa tutto piano piano, dai. No? Non te va? Bravo. Bravissimo. Un po' per volta. Non cadere. Attaccami ancora un po' con col coso, dai. Bravo. Devo veramente tryhardare di brutto qua, eh. Non vorrei rifarla da capo io, però. Oh, da capo, no. Da capo, non me va. Vero? Stronzone. Bravo. Bravo. No! Ma porca la puttana, ma che cazzo ne so che lui usa due mosse col martello di fianco. Era così, come il mio Pipo. Porca miseria. Guarda te. Peccato che non riesco mai a... Perché una volta che riesco a... Guarda che vorrei fare così. Ecco, così mi respawna qui. E posso benissimo andare subito. Non mi si destabilizza mai il bomberone. Ui, già così iniziamo a rompere i coglioni? T'ho fregato di brutto, bro, eh? Vieni, vieni. Ok, l'ultima mossa lì dell'artiglio leonino. Usiamola bene. Non così. Usiamola bene. Vieni, vieni. Bravo.
Bene. Ora lui fa la mossa del cazzo. Porca pu... me lo sono fregato. Niente. Oh, però quasi metà vita senza ampolle, eh. Non è male. Non è male. Assolutamente non è male. Devo fare, sì, devo fare quelle... Per finché non arriva la seconda fase, faccio le mosse dell'artiglio leonino. Come se decide se fa sparire il coltello, un certo... E che va, ma va casissimo, è casissimo. Avrai quelle micro cose... Le cose del leonino, dice, alla fine? Boh... Perché ho visto che comunque alla fine fa molti più attacchi ravvicinati, quindi forse mi conviene usarle... all'inizio, che ho più tempo. Comunque sono mosse molto più lente, quindi magari mi conviene tenermele adesso. Essendo una mossa più lenta, magari mi conviene. Dai. Ehi, cretino. Ah, bastardo. Ah, merda. Oh, mi fai l'attacco in alto o no? Stronzolone. Bravo. Figuraccio ho fatto, avido. Avido. Avidissimo. Minchia, cazzato nero, eh? Ezzo di merdone. Ma volevo prendere tutte oggi. Dai, ma non mi fai un attacco del menghe? Almeno non mi... Ok, vieni qui. Ok. Ecco, forse. Bravo, facciamo l'ultima volta. Anzi, come far così? Qua me le becco tutte. Qua le becco veramente tutte. Impressionante. No, che figuraccia, no. Qua le becco veramente tutte. Non ce la faccio proprio. Strunzo. No, cretino. Ecco, io l'ho giocata tutta male. Se rimane poca vita gli fai danno una mossa pesante. Boh, non lo so. Proviamo. Possiamo provare a fargli dei danni pesanti nelle prime mosse quando ha più tempo di recupero. E alla fine, quando mi fa quella volta la mossa col martello, gli faccio la mossa speciale. A parte che non so perché. Forse avevo anche l'arma a una mano. Ma onestamente non lo so. Ma poi già le est normali non riesco a usarle. Con quel codone, eh? Troppo lento. Due schivate ho fatto. No, figuraccia. No.
Bravo. Indietro, qua inizia a fare le mosse del cazzo adesso. Bravo. Bravo, va bene. Ottimo. Curiamoci subito qui. Oppure aspettiamo ancora. Ok, andiamo così. Troppo, troppo, troppo danno. Coglione, coglione. No. Questa era fatta, ragazzi. Questa era vinta, dai, no. Coglione, avido, pezzo di merda, io. Porca, questa era vinta. Ho altre due, tre Estus. Porca troia. Vabbè, vabbè, questo... Ok, perfetto, abbiamo capito che è l'ultima. È troppo convinto, sì. È che speravo di avere un minimo di tempo per curarmi. L'unica cosa era quella. Il top sarebbe... No, però ho schivato qui, è bomber. Niente. Bravissimo, fai così. Salta? Non salti? No, Che liscio. Brutta. Brutto tutto qua. Che figura. Bello, come concatenazione mi è piaciuta. Ho avuto molto culo. Devo colpirlo. Liscio. Fammi un bel attacco. Bravo, mi sei piaciuto. Però qui perché non riesco più a fare l'attacco bene? Coglione. Non devi fare altro attacco del cazzo? No, eh? Bravo. Ora iniziamo a fare le cose sul serio. Porca la puttana, via dalle palle. Via dalle palle, via dalle palle, via dalle palle, minchie però. No, quando fa quella mossa lì è una tortura. Quando fa quella mossa lì è una tortura, ragazzi. Non è fattibile, dai. Mi colpisce per forza una volta. Io, guarda caso, arrivo lì che ho metà vita. Però non è impossibile, è sempre più vicino al traguardo, non lo finiamo. Oggi lo voglio veramente uccidere, non mi interessa. Non salti, pezzo di merda. Bravo, vieni in qua. Porca miseria, non devo usarlo. Non devo, ahimè, usarlo. Che figuraccia. Quella è una mossa precisa, quella della coda.
ma un baghettino che cade, no? Bello qua. Quando riesco a incatenarle per bene così sono proprio un godurioso atroce. Bravo. Liberati così, perfetto. Ok. Mamma come sono stronzo, eh? Vero merdone? Vero stronzolone? Eh? Brutto pezzo di merda, vieni, vieni. L'ho fregato? No, mi hai fregato tu. Ok, ora curiamoci al prossimo danno, eh. Bravo. Ui, no. Ma via, via dalle palle, via dalle palle. Cura di tutto, bravo. Oh, ok. Bravo. No. Ma fottuto. Ha letto i miei messaggi. Oh. Se, che culo. E non incastoniamoci nella roccia. Me. No. No, pure nel burrone, no. Minchia, avevo metà vita nel burrone. Che fatica. È faticoso però, eh. Ma sono l'unico stronzo che fatica così tanto o qualcun altro ha faticato come me? È normale, ma non penso. Non penso sia normale, onestamente. Essere così delle pippe non penso sia veramente normale mai. In nessun gioco. Dai, attaccami un po'. Bravo. Io sono un cretino che ci prova ancora. Eccolo lì. Figuraccia. Attaccami, bro. Ma non cade mai che io cade, lui no? Va bene, a questo punto qui va molto bene, anzi, minchia. Ok, ora si incazza, gli faccio qualche mossettina. Così. Bravo, mi sei piaciuto. Che culo che ho avuto a farlo fuori. Minchia, che cretino. Io guarda, mi curerei giusto per sicurezza. Quasi quasi. Coglione. Ok. Curati. Ok. Ok, no. No, attenzione. Bravo che te ne vai. Direi che siamo abbastanza merde, vero? Dammi un bel
Vieni qui, stronzolone, vieni, bravo, così. Ah. Io l'avevo detto. Ciao Lore, buonasera. Un po' l'ho detto anch'io, però alla fine quando riesci, leggi bene le mosse, bah, mi piace. Io quando riesco, inizio a leggere, non tutte, ma un pelino di mosse, mi diverto. Ho due livelli, facciamo due destrezze, così andiamo a fare con la forza. Oh, hai ragione Falcon, le userò più spesso. Basta, vedi, cosa avevo detto prima? Veramente memoria muscolare, sì. Direi che siamo arrivati a stasera, eh? Quasi tre ore di live. Abbiamo fatto. Ho detto che finché non andavo. Non finivo Margit, non andavo a letto. L'ho fatto. Posto. Posto, ragazzuoli. Basta. È andata molto bene. Molto. Pensavo di perdermi molto oggi. Invece non mi sono perso. Fatemi uscire dal gioco. Poi vi saluto. Merito del riposo. Bravo. Vedo che siamo molto capiti. Ok. No, cosa fai? Perfetto. Allora, ragazzuoli. Direi che ci possiamo salutare. Noi ci vediamo domenica mattina se la mia voglia di giocare ad Isaac è più della voglia di dormire. Se no ci vediamo lunedì. Sempre immagino con Isaac. Anzi, non è vero, domani ci vediamo. Domani sera, non nel mio canale, ma nel canale di Franceschino. Ci vediamo sul suo canale che fa 12 ore. Io sono dalle 8. Siamo ovviamente con Francesco, Lino e Karim, se non ricordo male. E giocheremo a... non mi ricordo, ve lo dico subito. Così sapete tutto. Dov'è? Giocheremo a Lethal Bello, Lethal Company. Va bene? Domani alle 8, mi raccomando. Vi auguro una buona notte, un buon weekend e basta. Va bene? Un salutone. Bye bye, buonanotte.